Guido De Gaetano, compositore di musica per immagini e titolare di Ultimate Music Library, che è una library musicale, diciamo, per cinema, televisione e pubblicità. Ispirazione, innanzitutto, secondo me, significa cercare di muoversi nella direzione giusta, perché l'ispirazione si ha in tante arti, si ha in tanti settori, però bisogna trovare l'ispirazione giusta, quindi finalizzata al tipo di idea che tu vuoi trasmettere, essenzialmente, no? E certo è anche un bellissimo termine, ispirazione, perché dà l'idea proprio di una persona che viene ispirata da qualcosa, no? E quindi se parliamo specificatamente di pubblicità può essere l'azienda o il prodotto che ti danno ispirazione. È facile ispirarsi su tanti generi, su tante cose diverse, ma deve essere direzionata, perché sennò è assolutamente inutile, se non addirittura fuorviante, perché l'autorevolezza oggi secondo me deriva molto dall'esperienza, quindi sei consapevole come professionista del lavoro che ti è stato affidato, di quello che si aspetta il cliente e cerchi di accontentarlo nel migliore dei modi con la tua esperienza e con la tua capacità. E devi essere consapevole anche delle scelte che fai, e questo comunque non solo necessariamente nella musica, ma anche in settori come l'art direction o comunque il copywriting. È sempre difficile studiare dei concetti che devono essere applicati poi alla pubblicità di un prodotto. Sono studi che vanno fatti abbastanza nel tempo, quindi non è una cosa che ti viene, raramente ti viene nell'immediato. Tanto più sei consapevole, tanto più riesci ad azzeccare i concetti che vuoi trasmettere. Questo noi lo stiamo sperimentando proprio in questi giorni, perché abbiamo avuto una buona proposta dagli Stati Uniti e stiamo coinvolgendo anche altri musicisti, visto che la mole di lavoro che ci hanno richiesto è molto grande, no? E quindi, ma io penso che l'alleanza sia soprattutto una ricchezza, perché la ricchezza si manifesta nella diversità, e quindi cose che magari io posso fare bene, un mio collega può fare cose diverse meglio, per esempio, no? E quindi penso che sia un po' una destinazione futura di tutto quello che è il nostro lavoro. Per cui l'alleanza sicuramente è un valore che non va assolutamente Sapere. dimenticato e tutt'altro.